Credo che siamo tutti d'accordo nel ritenere folle andare a votare dentro una pandemia. Ovviamente siamo tutti d'accordo, tranne Salvini, Meloni e fan esagitati di Salvini e Meloni. Però, al tempo stesso, vi confesso, ve l'ho già detto e lo ripeto adesso, che Conte, a mio avviso, non deve concedere assolutamente nulla a Renzi e Renziani. Conte deve andare al Senato, contarsi, perdonate il bisticcio lessicale, e cercare di capire se questo governo può andare avanti anche senza Renzi e Renziani, soprattutto al Senato. Questo lo capite bene, significherebbe scoprire una decina o anche più di responsabili al Senato, e capisco bene che molti di voi dicano: per carità, i responsabili, no, sono i berlusconiani, gli ex berlusconiani, i traditori del gruppo misto. Avete ragione, ma eccezion fatta per la destra peggiore d'Europa o una delle destre peggiori d'Europa, e quindi eccezion fatta per i meloniani e i salviniani, io credo che in Parlamento, politicamente parlando, non ci sia nessuno peggiore di Renzi e dei Renziani. E quindi, se questo governo va avanti con Renzi e Renziani, può tranquillamente andare avanti anche con qualche berlusconiano o ex berlusconiano, soprattutto se magari l'appoggio verrà dato in maniera gratis o silente con un appoggio esterno, e potrebbe essere, perché nessuno vuol tornare a casa, soprattutto tra quei senatori che non verrebbero rieletti qualora si tornasse a votare. E invece io vi confesso che leggo delle cose che mi inquietano, ma dovrebbero inquietare anzitutto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il governo, perché leggo che Conte sta pensando all'ipotesi rimpasto. L'ipotesi rimpasto in sé non è brutta, a prescindere. Se mi si dice sostituiremo la De Micheli e la Azzolina, e cito loro due perché sono quelle più citate, non perché ce l'abbia con loro, sono i nomi che leggo sui giornali, se le sostituiamo con Churchill, Adenauer, Roosevelt o chi per loro, a me va bene. E non mi interessa neanche da dove vengano questi Churchill, Adenauer e Roosevelt. Persino se fossero di Italia Viva mi andrebbero bene. Non credo che ce l'abbia nel taschino Renzi un Adenauer, altrimenti l'avrebbe tirato fuori prima. Però se c'è, che sia Italia Viva, PD, 5 Stelle, MDP, ma pure Calenda, ma chi volete voi? Un nome, non lo so, da una scelta civica, un indipendente, ma chi se ne frega? Benissimo. Però la scelta, il rimpasto, deve essere migliorativo. Non deve essere uno scambio di favore di poltrone. E perché vi dico tutto questo? Perché io sto leggendo che il nome che dovrebbe calmierare la crisi più pazza, scellerata e colpevole del mondo, voluta da Matteo Renzi, ecco questo nome calmante, rassicurante, qual è? È quello della Boschi. E allora parliamoci chiaro. Dare un ministero a una come Maria Elena Boschi, dopo tutto quello che ha fatto negli anni d'oro, si fa per dire, del renzismo, dopo tutto quello che ha fatto in prima persona, per la schiforma costituzionale del 4 dicembre 2016, premiarla con un ministero magari importante, magari addirittura quello delle infrastrutture, come sto leggendo, dopo che aveva promesso di smettere laddove, e per fortuna successe, avesse perso il 4 dicembre 2016. Ha detto: se perdiamo, se perdo, andiamo a casa, ma questo è un elemento di serietà. Premiare un politico di questo tipo, che non mi risulta avere dimostrato di avere delle doti clamorose né prima del 2016 né ancor meno dopo il 2016, premiare una come la Boschi sarebbe uno schiaffo in faccia, secondo me, alla meritocrazia, alla decenza politica, e sarebbe anche una abiura profonda fatta da Conte, dal Movimento 5 Stelle, da MDP, ma pure, secondo me, dal PD. Quindi, perdonatemi, io capisco che vogliate sopravvivere e capisco che tutto, anzi, quasi tutto sia meglio che andare a votare. Perché se dovete fare un governo Draghi preferisco andare a votare, se dovete fare un governo Franceschini preferisco andare a votare. Ma se voi ritenete che serva qualche piccolo accorgimento dentro il governo Conte per creare una sorta di Conte-ter o una crisi pilotata di governo, che tutto sommato non dispiaccia neanche a Mattarella, che è una delle persone più serie di questo paese per distacco, io lo accetto, noi lo accettiamo. Noi intendo, immagino, la maggioranza degli italiani, dei cittadini e degli elettori. Ma che questo non si traduca nel dare una poltrona a Maria Elena Boschi, perché sarebbe uno schiaffo in faccia agli italiani.